La banca del germoplasma è, dal punto di vista del significato, del concetto, una raccolta, una collezione di materiale vegetale o animale, in questo caso vegetale, che raccoglie la più ampia quantità e qualità appunto di tipi diversi, in questo caso di mais o di varietà diverse. In particolare la banca del germoplasma di mais che Creaci di Bergamo dagli anni 50 è una collezione importantissima di varietà, di accessioni, di popolazioni, di selezioni di mais di tutto il mondo, ma in particolare la banca del germoplasma del Creaci di Bergamo ha la collezione unica al mondo delle varietà tradizionali italiane che sono state collezionate negli anni 50 dal professor Fenaroli. L'importanza di una banca del germoplasma che dal punto di vista tecnico di conservazione è di fatto un grande frigorifero a temperatura controllata, umidità controllata, per permettere appunto la conservazione nel tempo dei semi, anche se una banca del germoplasma, uno dei lavori davvero importanti e fondamentali è comunque il rinnovo, la riproduzione periodica comunque di tutti i materiali, perché pur in un ambiente a temperatura controllata, umidità controllata, il seme ha bisogno di essere rinnovato in un ciclo di 15, 20, 30 anni. Il valore e davvero l'importanza strategica della banca germoplasma è quello appunto di conservare queste varietà, queste accessioni, queste popolazioni che davvero nel cambio delle condizioni d'ambiente, climatiche, di coltivazione, rappresentano sempre una sorgente di geni che possono essere interessati per nuove esigenze di selezione, di miglioramento. Oggi è un tempo in cui si parla frequentemente di cambiamenti climatici, si parla frequentemente anche di nuove patologie, di nuove esigenze nutrizionali e salutistiche dal cibo e oggi possiamo davvero riscoprire accessioni, popolazioni, varietà di una banca del seme che possono essere nuove sorgenti di geni e diciamo di selezione appunto per questi nuovi obiettivi che il tempo e il contesto ci chiede di cercare.